Un altro collegamento in linea diretta abbiamo Claudio Bastianelli, allenatore del Canaletto. Ciao Claudio. Buongiorno, Allora, ora vediamo cosa riusciamo a tirar fuori. che foto hai messo, che l'ultima faceva ridere. Vabbè, questo lo scoprirai solo vivendo, come disse qualcuno. Adesso vediamo come riusciamo a impostare questa intervista, perché insomma la settimana è una settimana un po' particolare, no? Già noi nei nostri discorsi riusciamo ad essere meno banali degli altri, ma sta settimana è ancora più difficile, o forse ancora più facile. Intanto stai tossendo, hai la mascherina? Guarda, sto vivendo una situazione come molti, molto particolare perché ho un po' di bronchite, un po' di tosse, un po' di raffreddore. Mia moglie non mi vuole in casa e mi ha mandato a lavorare non mi vogliono lavorare, mi vorrebbero mandare a casa. E quindi approfitto del tuo sito, della tua trasmissione, chiedo ricovero a qualcuno. Chiamate la redazione se avete un posticino per me. Allora, lasceremo il tuo numero, adottiamo Claudio Bastianelli. Non mi vuole Non nessuno, li non vuole mi vuole nessuno. nessuno. Ma capisco il momento, ci mancherebbe. Ascolta, Sono stiamo molto. cercando di sdrammatizzare. C'è chi invece qua ha tanta paura, no? C'è chi parla di complotto politico, c'è chi parla di allarmismo. Secondo te, ci hai capito qualcosa di quello che sta succedendo? Io, Paolo, qui sono molto serio, ho sentito come tutti, ho sentito e letto tantissime cose, tantissime, tantissime. Forse Non mi troppe, no? sento di dire niente, non so da dove partire, sono cose troppo grandi. Io, come ti ho scritto l'altro giorno, cosa ti devo dire? Mi fido di chi deve prendere delle decisioni, mi fido di loro, prego il Signore e basta, non so davvero cosa dire, veramente. Fermare i campionati è una cosa giusta o no? Dal momento che sto sentendo che praticamente tutti si allenano e anche quelli che hanno gli impianti chiusi hanno cercato un altro campo per andarsi a allenare. Siamo all'assurdo, no? Ridere, ci sono cose che fanno sorridere, mi permetto di dire così, non voglio offendere nessuno. Ci sono delle situazioni, ci sono delle scelte che magari a noi fanno un po' sorridere. Mi piace pensare che dietro anche a queste scelte particolari ci sia un motivo valido. Dai, Fammela chiudere così. cominciamo a entrare anche nel calcio giocato. Voi avete fra l'altro anche un recupero da disputare e siete i primi danneggiati perché voi al Golfo Paradiso ieri sera dovevate giocare e non avete giocato. Oltre a questo recupero si andranno ad aggiungere gli altri recuperi e la polemica, anche se ci sono cose più importanti in questo momento al mondo, la polemica del nostro mondo, quello dei dilettanti, è quando faremo sti recuperi, perché a quanto pare si faranno di nuovo un mercoledì. E, insomma, la gente non è d'accordo, vorrebbe giocare di domenica, non si capisce perché non si può slittare di una domenica per il calendario di qualche partita dei professionisti nazionali. Insomma, tua moglie dovrà rinunciare a te per qualche mercoledì. Durante la settimana, sì, tra l'altro glielo devo ancora dire, tra l'altro glielo devo ancora dire. Se vuoi glielo dico Allora, io. stiamo dicendo che la cosa più forse normale, uso questo termine, sarebbe recuperarla tutti insieme una domenica. Ok, non mi chiedere quando perché non lo so, non conosco il calendario, non guardo mai oltre il mio naso, quindi sono la persona meno indicata. Durante la settimana siamo tutti dei poveri lavoratori, quindi ci saranno sicuramente dei disagi. Se non sbaglio, anzi non sbaglio, noi andiamo anche fuori Spezia, come altri, ci mancherebbe altro, ci mancherebbe Lanciamo una provocazione, la facciamo a Pasqua sta giornata? altro. Ma Che ne dici? io con tutto il Una Pasqua rispetto diversa però. dalle altre. Ma io sì, con tutto, ecco, me lo stai chiedendo, ti dico perché no, ti dico perché no, sarebbe, potrebbe essere una soluzione valida, non voglio neanche entrare nel discorso della Santa Pasqua perché sennò non ci usciamo più, No, certo, però. non c'è. Ora, al di là degli scherzi, magari il sabato di Pasqua o comunque il problema è,
Abbiamo un'intervista con Beppe Maisano che sentiremo durante la giornata. Insomma, lui dice: non raccontiamocela, ma sono tutte cazzate. Noi il mercoledì non dovremmo giocare. Qua noi siamo dilettanti, dobbiamo giocare la domenica. Il mercoledì la gente lavora, la gente studia, non può andare a fare una partita di calcio. O comunque. E ci sono squadre, parlando di eccellenza, ci sono squadre tipo Albenga, Sesti Levante, Imperia, che hanno semiprofessionisti che possono anche pensare di giocare il mercoledì alle 3. Io non so nel tuo canaletto quanti giocatori hai che vivono di calcio e possono giocare il mercoledì alle 3. La risposta ovviamente è che al momento vivono tutti di altro. Dico al momento perché non si sa mai, non so se augurarglielo o meno, ma al momento si vivono tutti di, non di calcio, quindi sarà un disagio anche per noi come tutti gli altri, come per tutti. Chiaro, è chiaro che questo, il problema del calcio dilettantistico è l'ultimo dei problemi. Tanto continuo a sentirti tossire e non è bello. Guardiamo un po' la classifica, dai, per sdrammatizzare ulteriormente. Quante squadre sono in ballo per il primo posto, secondo te? Le prime 4, le prime 8, chi ci vedi dentro? Ma dai, io ce ne metto tante, perché comunque è un campionato bello, divertente, particolare. Insomma, ogni domenica vedo dei risultati non scontati, quindi ce ne metto tante, non voglio dire un numero, però davvero ce ne metto parecchie, di certo non solo le prime 4. Ok, per chiudere una battuta su questo recupero, quanto sarà importante Canaletto Golfo Paradiso nell'economia del girone B di promozione? Allora, i punti sono sempre quelli, dovessimo vincere o noi o il maestro Foppiano, sono punti importanti, forse anche mentalmente darebbe una bella spinta, quindi sì, dai, è una gara importante. Poi un recupero, è una gara importante, bella se mi permetti, poi anche molto bella. Vedremo quando si giocherà. Grazie Claudio, riguardati e ci sentiamo presto, dai. Grazie a te, un abbraccio con la mascherina.